Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qua a Rimini. Complimenti ai organizzatori per questo evento, questa fiera in Italia. Io parlerò del futuro del rinnovabile su livello mondiale, in particolare siccome la mia società opera nell'eolico e della produzione elettrica basando sul vento. Primo messaggio, il rinnovabile, questo è chiaro, e non si ferma, infermabile. Ogni giorno leggiamo nei giornali vari articoli che sempre più energia è prodotto da fonti rinnovabili, eolico, ma non solo. E questo si deve dire 10-15 anni fa, tutti avrebbero riso in faccia se uno avrebbe detto che in alcuni giorni tutta l'energia che consumiamo è prodotta da rinnovabile, invece che sta succedendo. E questo non solo nei paesi europei, americani o altro, se si un po' di esempi vedete dietro qua, succede anche in paesi dove uno non si immagina che tutto questo sviluppo sta succedendo, in paesi latinoamericani, africani e altrove. Pochi numeri, siamo arrivati a 500, quasi 500 gigawatt eolico nel mondo. Solo per un confronto, due volte il tutto il nucleare installato nel mondo, e questo alla fine in pochi anni. Perché succede questo? Chiaramente noi tutti vogliamo un mondo sostenibile, verde, produrre energia elettrica senza CO2, ma anche se devi dire oggi come oggi, con tutto lo sviluppo fatto, l'energia verde è competitiva. Da dove arriviamo? 15 anni fa l'energia elettrica prodotta è stato incentivato per vari sistemi in vari paesi, praticamente in Europa e in pochi altri, via un cosiddetto feed-in tariff. E oggi sono due fattori che distinguono il sviluppo dell'eolico e non solo. Che prima è un discorso globale, non è più concentrato a pochi paesi, e secondo l'aggiudicazione della tariffa succede in modo competitivo via aste o simile. Questo è un trend che adesso vedremo globalmente. Comporta, risultato, comporta che il costo dell'energia prodotto da rinnovabile, eolica o altro, è diventato, chiaramente dipende dal paese, dal posto dove si usa, molto competitivi. Diciamo è più competitivo del fossile. Dove andiamo? Vabbè, penso che non è una sorpresa, che stimiamo che il costo di energia scenderà ancora, prodotto dal rinnovabile. Perché? Perché c'è ancora sviluppo tecnologico da fare. C'è sempre più conoscenza, sfruttare meglio la risorsa del vento, del sole. C'è economia di scala. 10-15 anni fa l'eolico era un prodotto di nicchia, adesso è un'industria vera proprio che introduce tutte le competenze che in altre industrie si è già fatto, che ha benefici sia sulla produzione delle turbine, ma anche sull'operatività durante i 20, 25, 30 anni di vita. Due parole, perché si discute sempre eolico, fotovoltaico, il messaggio semplice, si fa tutto, tutte e due cose sono da fare, perché ci sono certe sinergie, così si vede anche il piano di vari paesi, prevedono tutte e due fonti di energia rinnovabile. E ci sono anche certe sinergie, sia di giorni e di notte, e sia durante le stagioni, che fanno alla fine tutte e due fonti abbastanza complementari. Solo per capire che dove siamo, questi sono un po' di risultati delle aste in varie parti del mondo, dipende chiaramente dal paese, dell'environment, della situazione vento solare, una volta l'eolico è più competitivo, una volta il fotovoltaico. Ma i numeri che si vede qua sono numeri veri di tariffe aggiunte via aste.
Dove andiamo? Sicuramente noi spingiamo per l'innovazione. Finora questo successo di andare verso turbine eoliche più grandi, diametro più grande, così più efficace, più competitive, ma ci sono anche altri sviluppo in essere. Solo un esempio di un sviluppo di ricerca che stiamo facendo multirota per capire di cambiare qualcosa fondamentale. Sono certo ancora progetti di sviluppo, ma questo potrebbe portare un altro miglioramento sostanziale in futuro. E questo non è solo sul prodotto di per sé, anche sull'intorno. O ci installiamo o si può applicare l'eolico in parte del mondo in siti che fino a 10-5 anni fa uno avrebbe detto impossibile, e invece anche sul contorno si sviluppa molto e si fa questa fonte una fonte applicabile. E dopo chiaramente il storage, abbiamo tutto sentito, anche tutta questa integrazione sta succedendo oggi. È un'industria. Cosa sta succedendo? Chiaramente, come abbiamo detto prima, via aste, tariffa, aggiudicazione di tariffa, feed-in tariffa, simile, noi vediamo una tendenza globalmente sempre più che di usare il corporate PPAs. Non sta succedendo in Europa, ma succederà anche qua. Attori. Sappiamo nel passato gli attori erano principalmente IPPs, Independent Power Producers e Utility. Sempre di più vedremo nuovi attori che investono nella produzione di energia su fonte rinnovabile. Solo alcuni esempi qua, e questo è un trend che sta succedendo. Un altro trend sono aziende che finora il business model funzionava 100% basando sul petrolio, e si vede che una parte del loro business volume, investimenti, spostano verso il rinnovabile. Lascio a voi giudicare questo fatto. E per le grandi società, non da sottovalutare, anche il cosiddetto corporate social responsibility gioca un ruolo importante di diventare sempre più green, sempre più responsabile verso i loro investimenti. L'abbiamo sentito in varie occasioni. Futuro. Sicuramente vedremo più eolico, vedremo più rinnovabile in generale, questo trend è certo. Vedremo nuovi sistemi, nuovi attori intorno a questo settore. Noi come l'industria eolico spingiamo verso l'innovazione, perché questo è il nostro metodo per abbassare ulteriormente il costo energia e farlo ancora più competitivo. E invito tutti voi ad andare questa strada insieme e fare l'energia ancora più verde. Grazie per l'attenzione.